I corsi di pronuncia e fluency. I corsi di pronuncia e fluency sono partiti per la prima volta a giugno di quest'anno con un successo che sinceramente parlando io non ero stata in grado di prevedere. Credo, se non ricordo male, da giugno di quest'anno sono partiti 11 corsi soltanto a giugno, poi ne sono partiti ancora a luglio e adesso a settembre ne sono partiti altri 13. Per cui insomma è un corso richiestissimo. Visto che nonostante le partenze ci sono ancora persone che ci chiedono tutti i giorni di fare questo corso di pronuncia e fluency, stiamo mettendo in cantiere, come vedete qua in tabella, ancora quanti sono? Sei, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, giusto? Sei corsi che verranno tenuti da Melissa e da David. Ok, teacher David è teacher che ha fatto i corsi quest'estate, anche quelli di settembre, anche i due gruppi nuovi di ottobre che sono già stati confermati, e Melissa la conoscerete oggi. Questi due corsi sono quelli che noi chiamiamo i corsi di Business English per insegnanti, nel senso che sono incentrati specificatamente sul lessico e sulle frasi che si usano tutti i giorni in classe. Lo scopo di questi corsi è rendere gli insegnanti più sicuri di se stessi nel pronunciare l'inglese che veramente serve in classe, in modo tale che possano sentirsi a proprio agio nel parlare in inglese con i bambini. In particolare ci soffermiamo su tre elementi, poi ripeto, ve li spiega Melissa, la fonetica, quindi l'articolazione di quei fonemi che per noi italofoni sono difficili perché in italiano non ci sono difficili, oppure perché in italiano vengono pronunciate in maniera leggermente diversa e quindi il nostro orecchio si confonde, quindi non riesce a discriminare bene questi suoni, oppure il nostro apparato articolatorio si confonde e li pronuncia un po' strani, un po' diversi da come sarebbero pronunciati da un nativo. E questa è una cosa. Poi parliamo e Teacher Melissa è assolutamente la persona più qualificata che si potevo trovare da questo punto di vista, anche dell'intonazione dell'inglese, perché ogni lingua ha la sua caratteristica intonazione. Questa in sé è anche una cosa molto carina, che insomma ogni lingua abbia la sua musica, però effettivamente l'intonazione veicola anche dei significati, per cui diventare sensibili, non necessariamente uguali, perché è difficile, però diventare sensibili alle sfumature dell'intonazione, soprattutto quelle sfumature che portano significato, è molto importante anche per formare la listening comprehension. E il terzo elemento su cui ci focalizziamo in questo, diciamo, corso di inglese con delle specificità da questo punto di vista di analisi della lingua è connected speech, perché poi questa è un'altra caratteristica veramente fondante, anche codificata della lingua inglese che noi non abbiamo. L'italiano è una lingua, si dice isosillabica, nella quale grosso modo tutte le sillabe, quindi tutte le vocali, hanno più o meno la stessa durata. L'inglese è una lingua ritmica, per cui ci sono effettivamente vocali più lunghe e vocali più corte, e le vocali più corte alle volte hanno anche, diciamo così, subiscono dei fenomeni di tipo fonetico, per cui cambiano non soltanto in durata, ma anche in caratteristiche articolatorie. Ecco, queste cose qua. È importante focalizzarle. È importante focalizzarle non tanto per parlare come degli oxfordiani, per carità, è un bel vezzo, però appunto sarebbe un vezzo, ma perché focalizzare la capacità di comprendere queste cose ci aiuta a comprendere meglio quando gli inglesi parlano, a migliorare la propria listening comprehension, oltre che migliorare la propria pronuncia. Quindi questa è la ratio, quello che stava dietro ai corsi di pronuncia e fluency. Devo dire che l'accoglienza che abbiamo avuto rispetto a questi corsi è stata più che calda, cioè assolutamente entusiastica. Le persone tuttora che hanno fatto o stanno facendo questi corsi mi hanno confermato che sono corsi utili, per cui no, andiamo avanti a farli. Per cui adesso basta parlare di questo perché appunto oggi veramente con tantissimo piacere faccio parlare Melissa di questo e volevo soltanto dirvi che ecco, ci sono all'orizzonte ben sei gruppi nuovi che vi proporremo a partire da ottobre. Ciao a tutte, allora sì, parlerò di questo bellissimo corso di pronuncia e fluency
Per me è una cosa che a me piace tantissimo, la pronuncia e l'intonazione delle lingue, perché sono canadese, quindi lingua inglese è la mia prima lingua, è la lingua madre, e poi sono anche cantante lirica, quindi la musica fa parte della mia vita. E quindi queste cose che si uniscono per me veramente è una cosa molto bella. Allora, questo corso focalizza sulla pronuncia, sui fonemi, come ha spiegato Claudia, beh, ha spiegato benissimo questo concetto, però dà anche un aiuto visivo, perché il problema spesso è: ok, sento quello che fai, ma come faccio a riprodurla? Perché se non abbiamo i muscoli già funzionanti in questo modo, è molto difficile, difficile ripetere quello che sentiamo. E quindi questo corso dà un aiuto anche visivo. Quindi andremo a vedere un po' di esempi del corso per vedere un po' cosa vuol dire. Il corso è fatto di 10 lezioni da 45 minuti. I gruppi sono piccoli, quindi c'è tempo per parlare con tutti, che possono parlare tutti, che possono prendere tutto tranquillamente. Saranno un minimo di 3 insegnanti e un massimo di 7. Sì, poi si parlerà dell'intonazione, delle frasi con lavoro pratico, si parlerà dei fonemi diversi che si trovano in inglese e non in italiano, e poi ci saranno anche delle frasi più lunghe, le domande fatte spesso in classe, e poi un po' di conversazione in base ai diversi topic che sono i topic più spesso usati nella classe. Quindi vediamo un po' di esempi. Condivido lo schermo qua. Sarà. Questo. Ok. Spero che. Si vede bene. Ah, ok, si vede. Okay, perfetto, perfetto. Allora, questo è un esempio di una frase dell'intonazione e connected speech. Allora, come ha detto Claudia, in inglese ci sono delle parole che non vengono pronunciate molto chiaramente, vengono pronunciate ma molto delicatamente. Per esempio, in questa frase qua, How are you? How are you? Si sente how e si sente you. Are è tipo è la connected speech, è una connessione fra una parola e l'altra, non viene pronunciata chiaramente, ma un po' pigra, è una parola pigra, perché non ha molto importanza nella frase. Cioè, se c'è la are o non c'è la are, comunque capisco quello che la persona vuole dire. Quindi, questi sono esempi. Ci sono altre domande, altre frasi che hanno questi esempi dentro, però volevo fare vedere a voi come viene rappresentato. Noi diamo un esempio visivo anche per far capire che quella parola non ha importanza, è più piccola e quindi aiuta anche la connessione. È un multisensory learning anche per gli insegnanti, che anche per noi è utile, non solo per i bambini, ma per tutti. Quindi, how are you? Poi si vede anche una decadenza, no? Del fraseggio, della frase. Perché in inglese non tutte le domande finiscono su, finiscono anche giù. Quindi guarderemo alcuni di questi esempi. Per esempio, What's your name? What's your name? Quindi si vede che iniziamo con What's your name? E non è What's your name? What's your name? Quindi non è molto
non è una cosa molto scontata, cioè è molto, molto difficile a percepire se non c'è già l'input, oggi già l'impronto dalla nascita. però la cosa bella è che ci sono comunque delle regole, c'è comunque una connessione nella lingua inglese che non è tipo ha fatto tutto a caso e quindi ci sono delle cose da seguire e una volta imparata poi è molto più semplice e quindi parleremo di queste regole e guarderemo degli esempi validi che sono molto utili nella classe e che sono utili anche fuori dalla classe, solo per essere capiti quando parliamo in inglese. E altri esempi qua. How's your mother? She's fine. E qui vediamo la stessa cosa di how's your, che non è molto importante. Non è how's your mother? How's your mother? How's your mother? She's fine. E quindi con la ripetizione, e poi no, non sarò solo io a dire a pronunciare queste frasi, però darò l'opportunità a tutti di provarle e correggerò quello che non è giusto, quello che è, poi rinforzare quello che è giusto. è questo. Poi guarderemo dei fonemi, anche qua avremo un aiuto visivo che è molto molto bello, perché specialmente quando è una cosa che va dentro, non la vediamo neanche, la sentiamo ma non è come la mano, no? Tipo quattro, come si fa quattro? Così. È molto facile perché la vediamo, possiamo riprodurlo, ma quando è una pronuncia, quando è un suono, è molto difficile perché non lo vediamo, è dentro. Quindi diamo una rappresentazione visiva con la mano o con dei gesti. Per esempio, queste vocali qua sono le vocali lunghe e hanno una rappresentazione fisica, visiva. Per esempio, name, perché in inglese è un diptongo, no? Nei, ei, ei. La lettera A, non è E, A. E deve essere fatta così, perché se no non è quella vocale in inglese, è un'altra cosa. Quindi A. Come viene rappresentato? A. A. Quindi abbiamo già un aiuto visivo che ci aiuta a seguire anche con la bocca e con la lingua quello che bisogna fare. Ehi, ok? Mi, five, oh, pole, blue. Blue. Quindi per farvi vedere alcuni esempi anche molto importanti, questi sono, stiamo dando il segreto alla lingua inglese, no, scherzo. Ci sono tanti fonemi da guardare e questi sono un po' alcuni esempi di quello che parleremo e guarderemo nel corso. Un esempio pratico, school bag, no, school bag, quindi non soltanto i fonemi, ma come usiamo questi fonemi, perché è bello, ok, questa vocale è fatta così, ma poi la dobbiamo vedere anche in un esempio concreto, una parola, un vocabolario che usiamo nella classe, e sì, faremo anche questo, così c'è una connessione fra la pronuncia e l'utilizzo della pronuncia. Poi ci saranno delle frasi carine che usano i fonemi imparati e quindi che sarà un po' più verso la fine del corso, perché prima bisogna imparare tutti i fonemi, tutta l'intonazione e poi mettere tutto insieme, perché
si fa così, poi c'è sempre bisogno di utilizzare quello che viene imparato. E quindi un esempio qua è there's a kitten eating a chicken. Ah, l'ho sbagliato io. There's a kitten eating a chicken in the kitchen. Quindi per esempio questa frase qua, che è difficile anche per inglesi, ma è molto difficile per gli italiani, perché c'è spesso questa confusione fra chicken e kitchen. E poi guarderemo anche l'intonazione, connected speech, quali sono le parole che vengono meno pronunciate, quali vengono invece un po' più pronunciate, con più, più suono, più input. E anche dentro le parole stesse, dove c'è l'influenza, c'è il punto forte della parola e della frase. E poi verrà ancora portato avanti in come si può utilizzare nella classe questa cosa, perché guarderemo dei topic molto utilizzati e molto spesso visti nella classe. Is there, there is, there are. E qua abbiamo già un fonema molto 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 difficile, che è la abbiamo un modo anche per farlo nel corso, tranquilli, e quindi guarderemo anche questo, come viene utilizzato nella classe. E poi alcune parole molto molto difficili, per esempio soup, che non è soap, o fruit, che non è fruit, però è fruit. E queste parole che sono un po' più complicate, un po' più difficili e non immediate. E come utilizzare queste frasi anche con una connessione fra i topic. Per esempio, when it's I like eating, questo vuol dire che quando parliamo del tempo, when it's raining, I like eating ice cream. Quindi c'è una connessione fra due lezioni già fatte, cioè il tempo e il cibo, e come si può mettere insieme questi due topic per avere un passo in più, un passo in avanti per creare delle frasi un po' più lunghe, un po' più complicate. E questo. Altri topic di cui parleremo. Adesso smetto di condividere, così, ok. Sono gli oggetti della casa, i giocattoli, le preposizioni, the clothes, vestiti, tempo, le stagioni e il cibo. E questa è una spiegazione del corso, spero di essere stata chiara. Se mi sono dimenticata di qualcosa, Claudia, per favore, passo a te di parlare di cosa. Mi sembra che sia tutto chiaro. Tra l'altro, io adoro quando parla Marissa, perché io sono tutta quanta agitata, vedete lei? È assolutamente adorabile. Io guardo i tuoi video, sempre mi trovo alla fine del video con il sorriso stampato, non so neanche io perché. È una cosa...